Ciao! Qualche mese fa, no, che qualche mese fa, all'inizio dell'estate, ho fatto un ordine sul sito della Fraulein 38, esattamente questo. E volevo farvi vedere che cosa avevo comprato e dirvi un po' le mie impressioni. Allora, innanzitutto, quello che io ho comprato era non so se l'avevo messa come offerta speciale, comunque la palettina da 120 colori più un set da 18 pennelli. Allora, devo dire che li ho pagati 31 euro con le spedizioni incluse, quindi io l'ho acquistata subito perché l'ho trovato un prezzo assolutamente fantastico. E sì, mi sto sporcando, vabbè. Mi è arrivata nel giro di un mesetto neanche, e mi è arrivata quindi la confezione con la palettina. E la confezione con i pennelli, poi io da qua li ho tolti perché non. Comunque l'ho tenuta naturalmente per fare la confezione con tutti i pennellini. Allora, per quanto riguarda la palette, la faccio vedere. Allora, è così, abbastanza piccolina, come da portatile. Sì, portatile. E da una parte superiore. Poi a sotto anche la seconda parte. Allora, come vedete, le cialdine sono veramente minuscole, cioè praticamente grossa come una mia unghia. I colori ce ne sono tantissimi, cioè sono, ciao, sono 120, che furba. No, comunque ci sono veramente tantissimi colori, gradazioni di verde, viola, giallo, cioè di verdi ci sono addirittura due righe. Più verdi assoluti, vi faccio vedere ad esempio questi sono secondo me dei bellissimi colori, non si vede niente. O questo è un bellissimo colore, o anche un bell'arancione, cioè comunque i colori non sono male. Sfarinano parecchio, quindi quello, cioè si distruggono parecchio. Ad esempio, io ho utilizzato il giallo e l'ho praticamente, cioè gli ho tolto. Adesso vi provo a far vedere, cioè l'ho usato una volta, quindi non è che l'ho usato 700.000 volte e non so se si vede la differenza tra questo è il giallo mai usato e questo è il giallo usato una sola volta, cioè sembra che gli ho tolto praticamente metà colore, però l'ho utilizzato veramente per un trucco, cioè una volta sola, anche perché il giallo. Adesso mi sono tutta bella sporcata la maglia, ma fa lo stesso. E niente, quindi per quanto riguarda la palettina, credo che siano dei validissimi ombretti, cioè alla fine per quello che spendiamo non ci dobbiamo neanche aspettare chissà cosa. Poi, per quanto riguarda i pennelli, allora, adesso vi faccio vedere i tipi di pennelli che c'erano all'interno. Per quanto riguarda i pennelli da viso, erano 3, 4, 5, 6. Allora, sono 6 pennelli viso e io ne promuovo al momento due in modo assoluto, che sono questi due che io non avevo, ovvero questo che non so neanche come si chiami, però io lo adoro, cioè poi mi piace un casino. E che tra l'altro non è abbastanza difficile da trovare sfuso, cioè da comprare solo questo. E questo qua, che è un pennello che io utilizzo adesso per applicare il fondotinta. Sì, il fondotinta, il correttore. Mi ci trovo benissimo, cioè veramente questi due sono fantastici. E adesso poi vorrei anche provare questo, che è quello, cioè praticamente la versione grande di quello del fondotinta, del quello del correttore. Adesso quando ritornerò ad applicarmi il fondotinta, non mi sembra male ed ha le setole comunque molto morbide, cioè veramente molto morbido. Non l'ho ancora utilizzato. Mentre questi tre, che sono da Cipria, blush, vedete questo abbastanza regolare, questo un po' storto, anche questo un po' più largo. Devo dire che sono molto rigidi. Io trovo che mi grattino leggermente un po' la pelle, cioè non sono morbidissimi al tatto. Quindi il mio consiglio è che
che se sono, cioè se voi non avete assolutamente pennelli, forse questo è il più morbido, cioè se proprio questi due, proprio i più sfigati, non so se è stato magari il mio ordine che sono messi male, perché questo ancora, però questo qua lo trovo proprio. Quindi se sono gli unici pennelli, cioè se non avete pennelli viso, non ve li consiglio, cioè nel senso che magari poi li lavi due volte e muoiono. Vi consiglio altre alternative validissime, ad esempio il fantastico della Essence, che costa pochissimo, è anche piccolino da viaggio ed è veramente di una morbidezza assoluta. Mentre per quanto riguarda il viso, anche qua, allora, da viso erano veramente tanti. Erano, allora, vediamo. Poi c'è anche quello da labbra. Ok, adesso allora da viso sono tutti questi. Quanti? Sì, da viso, da occhi. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 più questo qua che è chiuso, che si apre, da labbra, che sinceramente per me da labbra è grossissimo. Cioè nel senso, boh, io non utilizzo una cosa del genere. Io quello, forse non è da labbra ed è da borsa, che ne so. Vabbè, adesso mi sta venendo il dubbio. Comunque, questo tipo scovolino del mascara mi piace molto, lo utilizzo per pettinarmi le sopracciglia. Se magari ho lasciato dei grumi col mascara, me li vado a togliere. Per districarmi anche le ciglia dopo il mascara mi piace, io non ce l'avevo, utilissimo. Poi questo che trovate anche dentro a tutte le palettine, gli ombrettini, non l'ho mai utilizzato perché io questi non li utilizzo. Poi ne ho uno molto piccolo da eyeliner che, sì, che non riesco neanche a togliere, vabbè, non riesco a togliere il cosino di plastica, comunque quelli stra iper mega sottili da eyeliner, anche questo ci sta. Poi altro per le sopracciglia pettinino e poi ne ho una valanga. Ah no, questo che è quello storto, vedete? Così. E poi ce ne sono una valanga che secondo me non hanno neanche molta. Cioè la cosa che secondo me manca è un bel pennellino da sfumatura, cioè nel senso io con questi posso applicare l'ombretto, cioè applicare vari colori, sfumare leggermente. Cioè, però non c'è un vero e proprio pennello da sfumatura come può essere ad esempio un pennello del genere. Quindi comunque quello, anche se io ero stata lì a guardarlo, questa cosa, boh, mi è un po' dispiaciuta perché i pennelli un po' più grandi, cioè sono tutti piatti, stra iper mega piatti. Io pensavo di ritrovarmi anche un pennello bello pieno e invece non me lo sono trovato. Pazienza. Quindi il mio consiglio è, se avete già dei pennelli, prendeteli, perché comunque un pennello in più fa sempre comodo, cioè per un'offerta del genere alla fine avete 120 colori. Se però sono i vostri primi pennelli e quindi cosa che voi utilizzerete tutti i giorni, allora vi consiglio, cioè pensateci un attimo, anche perché comunque esistono delle valide alternative, come ad esempio i pennelli Essence o come ad esempio i pennelli Kiko, che io avevo comprato questa che era la confezione con all'interno 5, era il kit di pennelli, c'erano all'interno 5 pennelli, l'avevo pagata sui 30 euro, però comunque i pennelli della Kiko, quelli da viso, costano tipo 18 euro, io all'interno ne avevo due, quindi comunque mi sembrava un buonissimo affare visto che c'era ancora, quindi con la scatola però argenta dorata. E niente, queste sono le mie impressioni. Ciao.